Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosh. Siamo tornati con la demo di Final Fantasy XV e riprendiamo nel punto in cui ci siamo salutati nell'ultima puntata, ovvero siamo appena sfuggiti al Behemoth e siamo pronti ragazzi per preparare un piano che ci porterà insomma a sconfiggerlo in modo tale da prenderne le corna e rivenderle in modo tale da aggiustare la macchina. Comunque ragazzi, adesso noi dobbiamo andare all'accampamento non solo per salire di livello eccetera eccetera, ma lì Innis ha una tattica perfetta, ha un piano incredibile. Però ragazzi, in questa puntata, come vi ho già detto nel video precedente, ci prepareremo allo scontro, ovvero noi adesso... perché non parlano? O non l'hanno doppiato? Vabbè, cose di circostanza. Bancarotta reale. Esatto ragazzi, praticamente adesso noi ci prepareremo allo scontro. Che vuol dire questo? Che andremo ad recuperare le... It's bedtime. Ok. Sounds good? Va bene, levati dal fuoco, pronto. Dicevo ragazzi, andiamo a recuperare le Phantom Swords, ovvero le spade fantasma che daranno dei nuovi poteri, nuove abilità a Noctis. E in più ragazzi, prima di affrontare Behemoth, recupereremo anche la prima invocazione, l'unica della demo. Sicuramente una delle cose più spettacolari di questa demo. Quindi, bando alle ciance, lo stufato di carne ce l'abbiamo. Vediamo quanti livelli saliamo. No, solo 643, un cacchio. Sì, no, magari livelli, 643 livelli. Dai! No! Ci è mancata una caccola. Vabbè, mi sto fomentando per il 12° livello. Comunque, se è tutto a posto, ragazzi, io direi che andiamo subito a recuperare la prima Phantom Sword. Eccoci qua, ragazzi. Questa è la spada fantasma. La troviamo più o meno qui, in quella zona della mappa. No, più o meno, ce l'abbiamo proprio davanti. Una spada arrugginita che adesso si trasformerà. Guardate. In realtà, ragazzi... Vedete, quando i suoi PM sono al massimo, Noctis può sfruttare le armi fantasma. Vabbè, in ogni caso, ragazzi, abbiamo già una spada fantasma. In tutto, nella demo ce ne sono 3, in aggiunta a quella che abbiamo già. E adesso lo andiamo subito a provare. Vi faccio vedere che cosa cambia in realtà, proprio a livello proprio pratico, nel gameplay. La prima spada fantasma ci permette di fare il colpo iper e la schivata, quella lì, il teletrasporto. E questi pachidermi saranno i nostri bersagli. Guardate qui ragazzi, l'attiviamo. Abbiamo tipo delle lame che ci ballano intorno e attaccano, vedete, costantemente il nemico. Cioè io sto colpendo solo per conto mio, ma vedete, le spade vanno un po' dove vogliono. Sarà una vera killer app ragazzi. Io penso che con il gioco... Insomma, con la release ufficiale, col gioco vero e proprio, la possibilità di andare in giro per il mondo a scovare queste armi sarà veramente fantastico. Cioè, abbiamo fatto 27 secondi. Cioè, boh, fate voi. Cioè, veramente devastante. Lo scotto da pagare è utilizzare i punti magia. Però, vedete quello che vi dicevo nella scorsa puntata? Ovvio che con queste abilità, con questo tipo di abilità, è... Cioè, ci sta il fatto che si riprendano punti magia in fretta, soprattutto riparandosi. Ci deve stare, insomma, un qualcosa che te li fa recuperare in fretta, ecco, tutto qua, invece delle normali pozioni. Detto questo, ragazzi, io direi di cominciare a mettere, appunto, i piedi verso il cammino dell'invocazione. Praticamente dovremmo andare a liberare una... No, qua sto andando dal Behemoth. Tornare indietro, attenzione, tornare indietro. Sì, ho sbagliato la grande. Vabbè, andiamo ragazzi a prendere l'invocazione. Sì, ripartiamo. Ok ragazzi, riprendiamo da qui. No, probabilmente ragazzi l'idea più pessima è entrare qui senza nessun tipo di bonus. Va bene, sì, dai. Se moriremo comunque, respawneremo qui. Allora, ragazzi, bancarotta reale. Praticamente... Let's hope it's not a tragedy. Sure ain't a comedy. We're drifting into the deep end. Pronto, devi startene zitto. Vabbè, che dicevamo? Insomma, ragazzi, lì da... Vabbè, giustamente, siamo entrati in una grotta, escono gli Zubat. We must be prepared for anything. Everybody,
Stay alert. Ti odio, vattene. Vabbè ragazzi, questa è la grotta. In questa grotta non solo troveremo un'invocazione che è Ramu, ovvero il dio dei fulmini. Tra l'altro Ramu negli ultimi Final Fantasy mi pare che non fosse presente. Mi ricordo nel 10 il tuono era Ixion, tipo il cavallo, che penso fosse inedito, non me lo ricordo bene. Vabbè. Vabbè, in ogni caso ragazzi, su ste pippe mentali che ce ne frega. Dicevo, troveremo non solo l'invocazione ma anche un'altra Phantom Sword, quindi stiamo attenti. Dicevo ragazzi, perché stiamo facendo questa missione? Non solo per prendere queste invocazioni, ma c'è anche la storia secondaria, che sarebbe quella lì di liberare questa grotta dai goblins. Tra l'altro i goblins li abbiamo incontrati nella seconda puntata, mi pare, di Final Fantasy, della demo. In realtà non ci sono tantissimi nemici. Sì, però Prompto, devi stare zitto. Prompto è il classico amico, quello che deve dire le cose stupide. Cioè, il personaggio odiosissimo. Ok, che ragazzi, che stiamo tutto nell'ambito giapponese, no? Come un po' gli anime, i manga. Quanto è stupido! Vabbè, va. Già, tipo, ecco, va. Li abbiamo chiamati e sono spuntati come i funghi. Tra l'altro sono bellissimi da vedere, soprattutto in questa ambientazione così un po' buia, dove risalta solo il celeste dei miei teletrasporti e il sangue dei goblins. Vabbè, dei goblins. Cioè, non ci sono molti nemici in questa demo, però è ovvio ragazzi, stiamo parlando anche di una demo. Infatti, back in the day, è stato pure un po' stupido da parte mia fare un walkthrough della demo, però, oh raga, cioè, ve l'ho detto, è quello che vorrei fare, che ho voglia di fare e che sto facendo in questi giorni, sto giocando solo a questo. Dall'altro siamo stati avvelenati e ve l'avevo detto che era stata una cacchiata. Non mi dica. Ah, ok, pensavo che l'antidoto non avesse fatto il suo effetto. Comunque dai, facciamo fuori sti tizi, facciamoci strada anche attraverso questa grotta. Diciamo che è un po' un cheat prendere l'invocazione per sconfiggere il Behemoth, ma diciamo ragazzi, è un modo per mostrarvi tutto il potenziale che ha questa demo. Dico questo perché sono andato un po' a ricercare tutti i segreti che aveva questa demo, ragazzi. Non lo faccio mai, sapete, gioco sempre pam pam di primo acchito insieme a voi. Però insomma, essendo questa una demo, non cioè sicuramente non ci torneremo, tutto il resto è una cosa breve. Questo è dimostrativo, è meglio che vi faccio vedere tutto. Oh, finalmente Gladio ha fatto qualcosa. Prima ragazzi, no, in vostra assenza, però sicuramente me la metterò tutta quella parte tra le lande. Cioè noi a sudare sette camici, a colpire i nemici, bla bla bla. E Gladio, guarda, non fa un cacchio. Guarda Gladio, non fa niente. C'ha la spada più grossa di tutti e non fa una ceppa. Sta lì, guardalo. Non attacca il fenomeno da... Guardalo! Schiva però, bravo. Tanto questi ci rubano pure la roba perché abbiamo perso una pozione. Ok, siamo con le pezze ragazzi. Fuggire e scappare. Se avessimo fatto un bel camping prima di entrare, adesso insomma ci avremmo problemi ragazzi, d'antidoti e bla bla bla. Grazie però Prato, grazie Prato. Oh signore. Mamma mia ragazzi, respawnano come dei videna, non lo so. Cioè proprio moltiplicazioni. Però li abbiamo uccisi, quindi va bene. Ma sta zitto Gladio, che c'è la spada per bellezza. Però Ignis ragazzi, dai trailer era quello che boh, un po' più figa moscia secondo me. E invece no. Invece in questa demo si sta rivelando non solo la mente ma anche... Eccola la Phantom Sword. Ci siamo, vedete? Ci siamo spawnati di fronte. Eccola qui ragazzi. Una spada a doppia lama. E adesso scopriamo qual è la sua reale motivazione. Perché sta qui? Allora non è questa, non è questa, ma è questa. Tenendo premuto L1 creeremo uno scudo fantasma. Figata. Yeah! Hey,
Magari è cascato e non lo rivedremo mai più, meno male. No, vabbè, a parte scherzi, ragazzi, fatemi sapere nei commenti che ne pensate di Prompto. Cioè, veramente, l'inutile Prompto, manco Chavo Guerrero. A proposito di Guerrero, ragazzi, avete visto che è successo in quel del Lucha Libre? Are you okay? Che disgrazia. Hey, I can't hear you. That's it. I quit. What the hell are we doing here? Snakes. Why did it have to be snakes? Thing tried to drag. Che sta succedendo, raga? Serpenti, dove l'ha visto? Tipo Indiana Jones, odio i serpenti. Comunque. Ah, oh, eccoli. Vabbè, raga, sempre sti goblin che comunque spuntano in continuazione. È veramente difficile. Ma noi rimaneremo qui rimarremo qui appesi, invece no. C'è anche un tempo per rimanere appesi, un tempo per andare a combattere. Però non gli tolgo niente. Secondo me, ragazzi, siamo ancora a un livello troppo basso per sti tremotini. Sabon un po'. Falce di luna. Infatti, ragazzi, un'altra cosa spettacolare e sottovalutata è il la difesa, insomma. Ok, io direi forse che è meglio se ci ricongiungiamo ai nostri amici. Amici, frappo! Ciao! Attenzione! Richiamiamo le spade! Faranno il lavoro al posto nostro. Quanto siamo veloci! E senza un consumo eccessivo di punti magia, perché li stiamo già consumando. È tipo andare, non lo so, sbloccare il nostro potenziale, essere overpower. Sì, però muoiono mai sti gnomi, su. Get your act together. I thought I was a goner. Vai, forza, forza. Forza, Dio, ci sta andata. Siamo senza niente, dopo scarpe ci abbatte. Oddio, Noctis, vattene da qui. Tutti i nostri amici sono morti. Sì, riprenditi e fuggi. Riprenditi e fuggi. Bono, regà, buono che ci sei ripreso l'energia. No, qua. Poi non possiamo mettere la mappa. Maledizione. Io spero, ragazzi, che nella release finale mettano la mappa, perché io non so dove devo andare. Andiamoci qui e recuperiamo. Praticamente, ragazzi, i goblins continuano a respawnare a caso e i nostri amici sono morti. La mappa non c'è. Che dovevamo da fa? Forse è meglio, lo sai che dico, ragazzi? Abbiamo forse una coda di fenice. Dovremmo riportare in vita almeno Ignis, perché Gladio è inutile, non uccide nessuno. Pronto, non ve lo dico. Dobbiamo andare lì, 59 metri, ma cioè, 59 metri dove? Guardali, guardali, guardali le formiche. Ok, questa sarà la mia tecnica. Ci aggrappiamo, veniamo qui e li scotenneremo, torna. Faremo così, ragazzi, finché non moriranno tutti. Ci vorranno tipo le ore. Sudore dalla fronte. La tecnica è ottimizzata, ragazzi. Salto e poi salto. Vabbè, no, iper e poi salto. No, 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 no. Però devi riagganciarti. In spazi stretti come questo, questa mappa, ragazzi, è un po' difficile. Lock on. Infatti, no, aspetta, ho detto una cosa sbagliata, un po' difficile, volevo dire, è un casino. Non morirò qui, non è questo il mio giorno. Però, mazza, gli togliamo troppo poco. Andiamo qui sotto. Forza, scappare e fuggire. Oh, oh, siamo arrivati. Eccolo l'albero maestro. Ci potrà dare un potere immenso. No, 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 perché non succede niente? Oddio, non mi dire. Li devo ammazzare tutti. Vabbè, raga, tecniche termopili, allora. Guardate che bello. Un albero illuminato all'interno di una grotta. Ma non lo posso usare, maledizione. Oggi la puntata del lamento. No, ci credo. Ce l'ho fatta, ragazzi, 12 minuti e 18. Ho subito 10.288 danni. E questi come gli zombie si rialzano. Vabbè. Oh, spero che adesso, ragazzi, siamo pronti a ottenere l'invocazione.
perché è di questo che si tratta. What is this place? Fa freddo, eh? Io ho il potere. Raga, dite quello che vi pare, ma secondo me Noctis è un cazzuto. È proprio cazzuto. Noctis ha ricevuto un nuovo potere divino. E lo proveremo, ragazzi, nella prossima puntata. Quando i suoi PV stanno per esaurirsi, Noctis può invocare l'aiuto di Raum. Sì, vabbè, Ramu. Sergio Ramus. Ok, però... vabbè, chi se ne frega. Ok, usciamo dalla grotta, ragazzi, e anche ci salutiamo. Scusate, è stata questa almeno una puntata un po' strana. Penso che farò molti tagli perché sto registrando tipo 40 minuti, è una cosa incredibile. Però, nella prossima puntata, che probabilmente sarà anche la puntata finale di questa demo di Final Fantasy XV, andremo ad affrontare il Behemoth con le invocazioni, con le Phantom Sword, perché le abbiamo prese tutte. Ragazzi, fatemi sapere che ne pensate. Un saluto a tutti da Mike Shosha. Da Mike, da tutti, stavo dicendo. Sto fuso ormai. Lasciate tanti commenti, lasciate tanti mi piace. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.